Ciao bambini, oggi è il primo giorno di scuola della mia figlia e ora la devo aiutare a prepararsi, come si fa a giocare, che libri bisogna portare e soprattutto che bisogna studiare. Te sei già andata a scuola o nell'asilo? La mia bimba ancora no, ecco, la sta arrivando. Ciao mamma, sono molto preoccupata, visto che oggi è il mio primo giorno nell'asilo. Non so più cosa fare, ho tante preoccupazioni per l'asilo. Amore, ma tu vai a scuola come nell'asilo? Ah, è vero, hai visto? Mi sono abituata così tanto e andavo all'asilo che ora non voglio andare più nel il posto che si chiama scuola, ecco, così non voglio più andare. Oh, cucciola, ma stai tranquilla che ora andrà tutto bene. Devi prendere i libri, l'orsacchiotto. Mamma, ma non penseranno che sono piccola per l'orsacchiotto? Ma no, stai tranquilla. Allora vado, andiamo. Ciao cagnolina, stai mangiando? Tieni un po' di qui. Ok, prendi l'orsacchiotto. Se vuoi andare con me. No mamma, l'orsacchiotto vuole rimanere qui, non vuole andare con me. Non vuole andare con me. Ah, allora vai di sopra e prendi le scarpine che vuoi e la tua borsa azzurra. Va bene, vado di sopra. Che pianta. Eccola la mia borsetta. Ah, la mia borsetta azzurra. Mamma, va bene questa borsetta per scuola? Ma certo, tesoro! Guarda, è carinissima! È tutta azzurra, così, ha un fioricino qua. Wow, bello, anche nei lanci, tieni! Ok, e sono già pronta! La borsa e lo sacchiotto, no? Cagnolina rimane a casa. Oh, un po' di sonno! Avrai un po' di sonno ogni mattina dopo che vai a scuola, vedrai. Posso fare colazione ora? Certo, io ti ho preparato un po' di cose diverse. Un ananas, un po' di bibite. Guarda, ti porto dietro il succo di ananas. Grazie mamma. Un ananas da mangiare. Buono. Un po' di latte con la fragola. Buonissimo questo latte con la fragola, me lo bevo anch'io oggi. E questo è una bevanda che dà tante energie per studiare a scuola. Una bevanda alla fragola, buona buona. Vieni, cucciola. Ok mamma, ora dobbiamo andare alla macchina? Sì, io direi che possiamo caricare anche l'elicottero o la carrozza. O andiamo in macchina. Ah, mamma, posso andare da sola in mia mini macchina per favore? Oh, certo! Chiamalo! Macchinina! Macchinina! Eccola la mia mini macchina! È arrivata, mamma! Ora devo caricare tutto questo che ho dentro nella macchina. La borsa per la scuola, il succo alla fragola, il succo all'ananas, latte alla fragola. Adoro la fragola, mamma. E ora ho dimenticato l'ananas. E anche l'ananas. Ora devo salire io. Ah, ok. Mamma, vado via. Oh, tesoro, stai attenta a scuola, fai la brava. E mi raccomando, non portarmi ancora i fidanzati a casa. Mamma, ma sono piccola. Non si sa mai. Vado. Oh, che carino, lui non vuole che tu vai a scuola. Perché vuole che tu rimani a giocare con lui, tesoro. Mamma, ma io devo andare a scuola, faccio in ritardo. Aspetta, ci ho preparato un panino, gioca con Carleton. Cagnolino, cagnolino, dai che tra poco torno e andiamo a giocare insieme. Vedrai che ci divertiamo tanto. Oh tesoro, ecco il tuo panino. Oh, è caduto. Eccoci qua, l'ho preparato per te. Mangialo alla merendina. Va bene mamma, ma non
Mamma, ho dimenticato le scarpine. Bambini, ho dimenticato le scarpine. Vai, Rex, portami le scarpine. Eccole. Ora ci mettiamo le scarpine. Perché non puoi andare a scalzo a scuola? Una e due scarpine. Che brava. Ora puoi salire nel tuo minimo mobile e andare. Tesoro, mi raccomando, comportati bene a scuola, rispetta gli insegnanti. Certo, mamma, ma posso non studiare? Tu devi studiare, così rimani intelligente e quando cresci sarai brava, brava e molto, molto, molto felice. Davvero? Va bene, grazie, mamma, ciao. Ciao, tesoro. Vostri genitori, studiate bene. Io ora vi saluto, mettete mi piace e guardate gli altri.